waits for no man and ain't got time to shake your hand. Get that style check, put it in pockets like a sack. Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui in questo video per parlare un po' di Code Ghosts, ovvero il prossimo titolo del seguente alla serie Modern Warfare, che dovrebbe uscire l'11 novembre di quest'anno, del 2013. Tutto quello che vedrete in questo video è stato tradotto appunto dal video che avete preso, però l'ho tradotto io da solo senza copiare da nessuna parte, quindi apprezzerei molto se lasciaste un mi piace. Comunque ragazzi, direi di partire subito con il video. Allora, iniziamo. Intanto Call of Duty è proiettato in una nuova generazione. Stanno lavorando da molto sul benchmark, ovvero gran parte del trailer di COD, per proiettarlo il più possibile nel futuro, ovvero nel prossimo engine. Hanno una nuova storia, delle missioni da completare e il controllo del personaggio sarà molto più importante. E poi il movement engine nuovo, con una grafica migliorata, darà più ragioni per giocare questo nuovo COD. La storia. Hanno voluto creare un Call of Duty che potesse emozionare di più i giocatori, con il movimento del corpo, con gli attacchi, con il modo di muoversi. E vogliono dare una reale emozione e pensano che lo scopo più importante del gioco non sia tanto il gioco in sé, ma il fatto di riuscire ad emozionare gli spettatori. La storia è basata su un evento colossale, ovvero un'America senza governo, e tutto il gioco dipende da una forza speciale che dovrà riprendere in mano la situazione. Per rendere tutto più realistico, le tecniche di attacco sono state migliorate. Uno degli aspetti più importanti di questo nuovo COD è, come già detto prima, ma vedrete adesso proprio nel video, una delle cose più importanti è l'aggiunta del cane. Già c'è stato il cane in Call of Duty, però mai come adesso. Lui fa parte del team e aiuta la squadra quando è in difficoltà. In questo modo hanno creato un nuovo mondo grazie al cheat engine. Al nuovo engine, scusate. Stiamo parlando tanto di questo nuovo engine, ma che cos'è questo engine? Allora, la cosa più importante del gioco, come detto prima, è emozionale. Il nuovo engine, con i nuovi movimenti più rapidi, renderà possibile questo. Il nuovo engine si occupa anche dei dettagli dell'ambiente, infatti conterà molto lo shader, ovvero le animazioni dell'ambiente, quindi il vento, il fumo e tutto quello che riguarda appunto l'ambientazione. Poi, in base a dove ci troviamo, infatti, il modo di muoversi sarà abbastanza diverso l'uno dall'altro. Il fumo e l'acqua renderanno la mappa molto più dinamica del normale. Poi passiamo alla cosa che almeno a me interessa di più, ovvero il multiplayer. In questo COD hanno deciso di rivoluzionare il multiplayer, aggiungendo delle animazioni e altre aggiunte molto importanti. Le mappe sono più dinamiche, i pali delle luci, ad esempio le bandiere, non saranno ferme, ma possono cadere, quindi causando danni all'avversario, all'ambientazione, a dove ci si trova praticamente. E poi ci saranno anche delle trappole esplosive. Un'altra aggiunta è quella di poter personalizzare i propri indumenti, quindi l'elmetto, il giubbotto. La mappa dinamica, appunto la personalizzazione degli indumenti, sono le due novità più importanti dell'engine. Ora ragazzi, allora io queste sono le mie considerazioni personali. Le aspettative sono molto alte, soprattutto per me che sono un amante della serie di Modern Warfare. Il fatto che ci sia il cane lo rende ancora più bello e penso che sia una delle cose più fighe di questo Ghosts. Spero che la storia non deluda, così come non delude il multiplayer e tutto il resto. Non vogliamo fare la fine di MW3, anche se però devo dire una cosa, il motore grafico è appunto, diciamo, un po' come si mira, e mi sembra molto simile a quello di Modern Warfare 3, e speravo qualcosa di rivoluzionario, cosa che però almeno nel trailer non si è vista. Le aspettative sono grandi, penso che per le nuove console sarà una cosa davvero bella. Poi dovremo vedere anche come appunto sull'Xbox One. E quindi niente ragazzi, queste erano le mie considerazioni personali. Ora io vi lascio con una domanda: voi cosa ne pensate di questo nuovo Call of Duty Ghosts? Scrivetemelo nei commenti se vi va, e iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. Per questo video è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao ragazzi.